Pronti a salvare! È bello riaverti con noi, comandante! È una zona pericolosa, comandante! Quei rottami potrebbero tornare utili! Armatevi! Stiamo entrando in una zona pericolosa. Qualcosa mi dice che non era l'ultima battaglia che questa nave affronterà. Pronti a combattere! Bene, comandante, siamo vivi e pronti a navigare un altro giorno. Facciamogli vedere di cosa siamo fatti! Ora non abbiamo niente da temere.
zona davvero pericolosa. Forse possiamo recuperarlo. Alzate quella vela! Credo che siamo al sicuro. Spiegate quella vela! Abbiamo avvistato dei rottami. Non possiamo vincere contro di loro. Sembri turbato, Alexios. Questa baia mi sembra familiare. Un uccello può andarsene per anni, ma riconoscerà sempre il suo nido al ritorno. Questa è Sparta. Non credo che sia il benvenuto. Ci sono molte cose che non so, Alexios, ma so che c'è sempre un momento in cui ci è concesso di tornare a casa. E la tua casa dove sta? Terrò quella storia per un altro giorno. Tu i remi! Qui è dove sbarcheremo! Alexios! Tesoro, ce l'hai fatta. I mari sono stati favorevoli? Poseidone deve essere l'unico che non cerca di uccidermi. E sei andato a terra? Hai parlato? Non ancora. Dovresti. Ha le risposte a molte delle tue domande. Tuo padre sarebbe fiero di vedere quanto sei cresciuto. Per ora, occupiamoci di quello che c'è da fare qui. Mai avrei immaginato di calpestare di nuovo il suolo spartano insieme. Non so come sentirmi. Qui ho passato i giorni più felici della mia vita, ma anche i peggiori. Sparta è casa nostra. Ma dovremo sbarazzarci del re Pantoccio se vorremo trovare la pace. Cos'è successo alla nostra vecchia casa? Nicolao continuò a viverci dopo che me ne andai, ma ora che non c'è più, non lo so. Perché non andiamo a scoprirlo? Certo, ma prima voglio mostrarti una cosa. Imarton, scatta noi si e tu. Dai. Sinelfe.
Forza. Attento, Alexios. C'è gente in gamba. Andiamo. Non importa quanto vorrà. Non potrò mai lasciare. Lo so. In quella scatola hai messo anche il ricordo di noi. Avrei voluto, ma sarebbe servita una scatola troppo grande. Oh! Forza! È qui che ti insegnai a usare la lancia. L'esitazione porta soltanto alla tomba. Ti ricordi? E come ho fatto ad arrivare fin qui? Dovevamo toglierti la lancia di mano mentre dormivi. Dicevi che ti serviva per combattere i mostri nei tuoi sogni. Non potevo certo affrontare Cerbero a mani nude. I lupi faranno a pezzi quei bambini. Dobbiamo aiutarli. Alexios, aspetta. Non puoi interferire. È una zona di addestramento spartano. Spero che tu abbia ragione. Per il loro bene. Lago Ghe trasforma i ragazzi in uomini. Interferire servirebbe solo a indebolire loro e Sparta. Non serviranno a Sparta se li lasciamo morire. E non serviranno nemmeno se non sono in grado di uccidere dei lupi. Vieni. Torniamo a casa. L'addestramento è spietato. Non spietato, efficace. I migliori di quei ragazzi diventeranno Cryptes, protettori della pace e cacciatori notturni. Cacciatori notturni? C'è una ragione se Sparta non cambia mai. Ha delle regole ferree. Gli Spartani dominano. I cui cittadini sono per lo più iloti, contadini schiavizzati per lavorare nei campi e nelle miniere. Schiavizzati? Perché non si ribellano? I campi spartani li sfamano e i guerrieri spartani garantiscono loro sicurezza. Prima dai persiani e ora dagli ateniesi. Quando dimenticano il loro posto, sono i Cryptes a ricordarlo. Capisco. Molti si sono sacrificati per ottenere il benessere. Molti, non tutti. Fammi passare! Non avrei mai pensato di tornare a Sparta. La guerra infuria ovunque. Eppure, qui regna la quiete. Questo è stato il primo
e ultimo luogo in cui mi sia sentito al sicuro. Appena sei riuscito a tenere in mano una lancia, hai iniziato ad allenarti qui da mattina a sera. Nicolao era un maestro difficile da compiacere. Con te nascondeva il suo orgoglio. Ma ogni sera mi diceva, un giorno porterà gloria a Sparta. Ma anche se lo odio per quello che ha fatto, senza il suo addestramento sarei una persona diversa. Quel giorno il mio cuore si spezzò. Ma per la prima volta da molto tempo, ora che sono qui con te, credo di poter guarire. Anch'io. Ricordi quando hai preso in braccio tua sorella? Avevo paura di farle male. Mi misi intorno cuscini e lenzuola. E anche allora la stringevi a te così forte che credevo l'avresti soffocata. Ora è diventata così forte. Gli dèi ingannano i miei occhi. È bello vederti, Brasida. È passato di tempo da quando ti ho salvato dal magazzino in fiamme a Corinto. I miei ricordi sono un po' diversi. Ti trovo bene, Brasida. Le voci erano vere. Sei viva! Molti che credevamo morti respirano ancora. Altro ritorno. Siamo a Sparta, ma non ancora a casa. Rivogliamo la nostra casa, Brasida. Sparta ha requisito la vostra tenuta dopo la scomparsa di Nicolao. La città attende che il suo figlio adottivo la reclami, ma non è ancora tornato dalla guerra. Stentore! Sapevo che avrei dovuto ucciderlo sulla spiaggia. Come possiamo riprendercela? Dovete richiedere la cittadinanza spartana ai re. Certo, non sarà facile. Perché no? Per quanto io sia felice di vedervi, i re non lo saranno. Specialmente Archidamo. La tua partenza da Sparta non è stata delle più amichevoli. Ce l'ha ancora con me perché gli ho rotto il naso. Tu cosa? In ogni caso non l'ha dimenticato. Ma ho un'idea che forse lo aiuterà a perdonarti. Dici? Alcuni soldati spartani hanno fornito delle armi agli Iloti. Chiunque si occuperà dei traditori otterrà la sua gratitudine. Perché mai dei soldati spartani aiuterebbero gli Iloti? Gli Iloti sono molto più numerosi dei cittadini spartani, ma non hanno una guida. Sono soprattutto contadini, servi e apprendisti. Se qualcuno li riunisse, li armasse e li addestrasse, sarebbero una minaccia per Sparta. Ma hai detto che sono stati degli spartani ad armarli. A maggior ragione questa faccenda deve essere risolta al più presto. Scopri perché gli Iloti sono stati armati e avrai l'attenzione dei re. Dove trovo questi spartani? L'ultima volta sono stati avvistati alla cava di marmo di Gorani, nella foresta dell'Eurota. Allora troverò i soldati. E poi? Gli spartani sono leali al proprio comandante. Eliminalo e il resto si disperderà. E le armi? Distruggile! Gli Iloti hanno già causato abbastanza problemi con falci e badili. L'ultima cosa di cui Sparta ha bisogno è che abbiano delle spade. Quindi, per riavere la nostra casa, devo eliminare il comandante spartano responsabile di aver fomentato un'inutile ribellione. Sembra semplice. Quando avrai finito, raggiungimi nella sala del trono. Tu dove andrai? È qui che ti ho cresciuto. Ed è qui che Leonida ha cresciuto me. Farò visita alla sua tomba, appena oltre la tenuta. Dovresti rendergli omaggio anche tu, prima di cominciare. Ci proverò. Grande idea. Potremmo sfruttare gli animali in combattimento, leoni, lupi. Eccoti. Quando ci sei, posso condurti dai re. Cosa dovrei sapere prima di incontrarli? Ah, sì, giusto. Non hai mai avuto un'udienza con i due re. I re Pausania e Archidamo regnano insieme. Fate colpo su entrambi e vi restituiranno la vostra casa.
Non mi aspettavo che fosse piacevole. Cosa puoi dirmi di Pausania? È giovane, non scambiare il suo sorriso per gentilezza. Come tutti i re, chiunque osi contrariarlo se ne pentirà. Cosa dovrei sapere su Archidamo? Archidamo è un conservatore. Non si tira indietro di fronte a una battaglia. Ha anche un carattere di... Meglio andargli a genio. Prima devo sbrigare qualche faccenda. Non ci faremo sopraffare dagli ateniesi come i persiani. Mio nonno era un vero eroe. Forse un giorno... Leonida, l'ultimo vero eroe spartano. Saremmo tutti sotto il giogo dell'impero persiano se non fosse per il suo coraggio. Nelle tue vene scorre il suo stesso sangue. Quindi il nostro sangue è sangue di re. Sei molto più di un mercenario. Hai il sangue degli eroi, sangue di potere. Ricordi quello che ti ho detto? Che alcuni avrebbero cercato di impossessarsi di questo potere. E tu hai giurato? Che non lo avrei permesso. Prendi la tua lancia. Tutti parlano della pizia. La pizia! Non mi importa quello che dice. Basta! Ne abbiamo abbastanza della tua insolenza. Sparta non andrà in guerra. La pizia ha parlato. La pizia dice quello che voi volete che dica. È il vostro burattino da fin troppo tempo. Ed è giunta l'ora di tagliare i fili. Oh, Leonida. I giorni degli eroi sono finiti. Credi che il tuo sangue ti renda speciale? Se aprissimo le tue vene, colerebbe al suolo e sparirebbe tra le fessure del terreno. Tu non sei nessuno. Perché non proviamo a scoprirlo? Il tuo destino è segnato, figlio del leone. Cersei ci unirà tutti quanti e porterà ordine dove c'è caos. Sfida la pizia e chiunque tu ami, chiunque tu voglia proteggere, perirà. Raduna gli uomini. Mio re. Se Cersei vuole Sparta, deve vedersela con me. Incredibile. Capisci adesso? Cosa devo fare? È ora che fermiamo la setta prima che sia troppo tardi. Gli sforzi e il sacrificio di Leonida saranno stati inutili. La nostra stirpe si è ribellata a chi voleva schiavizzarla. È ora di ribellarsi di nuovo. Bene, bene, bene. Madre e figlio infine riuniti a Sparta. E guardatevi, degli dèi tra i mortali. Re Pausania, che onore. Sono addolorata per tuo padre. Già, i nostri padri sarebbero orgogliosi di vederci qui oggi. Ricordi Alexios, mio re? Come dimenticarlo? Il bambino che si sacrificò per salvare sua sorella. Che tragedia. Un innocente condannato a morte da un'antica legge spietata. Uccisi un anziano. Sparta non mi giudicò tanto innocente. Alexios! Ah. In ogni caso, Sparta era più debole senza di te, senza di voi. Siamo un esempio del perché le leggi debbano cambiare. Oh, concordo. Ma Re Archidamo?
Se potesse incidere le leggi spartane sul petto di ogni cittadino, lo farebbe. Ho passato tutta la vita a guardarmi le spalle. Se Sparta sarà di nuovo la mia casa, voglio che sia in pace. Pace a che prezzo? Quando gli spartani non uccidono, si addestrano per farlo. E se non uccidono gli ateniesi, dichiarano guerra alla loro stessa gente. Ma non siamo qui per parlare dei morti, vero? Abbiamo saputo che Sparta ha requisito la nostra casa dopo ciò che è accaduto a mio padre in Megaride. Noi la rivogliamo. Bada a come parli. Hai lasciato Sparta, ma sono pur sempre il tuo re. Chiediamo cortesemente un'udienza con te e con Re Archidamo per chiedere il ripristino della nostra cittadinanza e la proprietà della nostra casa. Ma certo, non c'è cosa che mi renderebbe più felice. Archidamo, tuttavia, non ti ha ancora perdonato per l'incidente del naso. Che possiamo fare per persuaderlo? Si parla di una ribellione degli Iloti e i Cryptes gettano paglia sul fuoco uccidendoli selvaggiamente, rubando il bestiame e lasciando i corpi a marcire per strada. I Cryptes sono la massima espressione dell'addestramento militare spartano. La loro disciplina e il loro coraggio rendono l'esercito spartano il più temuto del mondo. Un tempo, forse. Ora i Cryptes sono corrotti e assetati di sangue e addestrare dei ragazzi per uccidere contadini disarmati non è onorevole. Rivolete la vostra casa o no? Bene. Dimostrate agli Iloti che non supportiamo più il massacro della loro gente. E dove dovrei cominciare a cercare questi Cryptes? Puoi trovarne uno nel forte di Punta Zarax, una della casa di un capo spartano. Il terzo è più elusivo. L'ultima volta è stato avvistato in uno dei villaggi a ovest delle colline Ilote. È decisamente il più rumoroso dei tre. Mia madre mi ha parlato dei Cryptes. Cos'altro potete dirmi? Sono gli occulti, selezionati fin dalla giovane età, privati del cibo e addestrati in isolamento, costretti a rubare e uccidere per sopravvivere. Se completano l'addestramento diventano guardie del re. Ma perché devo ucciderli? Per anni i Cryptes hanno mantenuto la pace tra gli Iloti e gli Spartani. Si occupavano degli Iloti che causavano problemi. Ma ultimamente i Cryptes hanno ucciso uomini, donne e bambini senza pietà. Bambini strappati alle madri e dati in pasto ai lupi. La cripteia è divenuta terreno fertile per la nascita di spietati selvaggi. C'è qualcosa che devo sapere sul re Archidamo. È un conservatore, brutale, noioso. Dà più importanza alla tradizione che al benessere del popolo. Quel giorno sul monte Taigeto si schierò con gli anziani. Se uccidere i Cryptes ci restituirà la nostra casa, lo farò.